Bentornati ad Interviste in Giro per l'Italia. L'ospite odierno è Marcio Silva, un wrestler che è molti anni che calca i ring italiani e un wrestler che oggi ci dirà la sua sul wrestling italiano. Detto questo, vi lascio direttamente all'intervista. Vi invito a iscrivervi a questo canale, a supportarci su tutti i social e a supportare sempre il wrestling italiano. E volevo subito chiederti come vedi la ripartenza, visto che gli show piano piano cercano di riprendere, come vedi la ripartenza per il wrestling italiano? Ma onestamente la ripartenza la vedo molto molto bene, in realtà. So che magari tanti dicono che, essendoci problemi di pandemia eccetera eccetera, c'è da tenere conto, secondo me, una cosa molto importante, ovvero che con l'uscita dell'Inghilterra, così, che comunque sia è la patria del wrestling ed è fondamentalmente l'unica zona dalla quale si conoscono star a livello mondiale in WWE, no? Se ci pensi, cioè non c'è mai anche gimmick in WWE dove magari vabbè c'era Rusev, però erano veramente pochi, cioè Rusev, posso dirti quelli italiani, però vabbè, erano personaggi potentissimi. Quindi c'è da dire che la WWE probabilmente è arrivata in Spagna o in Svizzera o comunque in Germania quando è arrivata in Italia, che ha fatto dei tour in Europa, cosa che prima non aveva mai fatto, tant'è che era sconosciuta prima del boom del wrestling. Poi magari sbaglio, però noi, cioè, la cosa bella in Italia è che ci sono tante federazioni buone e non federazioni di lottatori individuali, se ci pensi, no? Dove tante volte il promoter è un lottatore che lotta, che fa lo show ed è un livello molto indie, cioè alla fine magari è famosissimo ma oltre alla sua indie non va. Mentre in Italia ci sono tante realtà, c'è la ICW, c'è la Milano Wrestling Federation, c'è la BVT, e altre sigle. Perciò c'è proprio tutta un'organizzazione dietro e che non è mirata sul lottato individuale di chi organizza, secondo me. Quindi ci sono tante buone potenzialità per come siamo organizzati. E venendo invece a te, ai tuoi tempi, visto che è tanto che fai parte e hai lottato e lotti ancora nel wrestling italiano, ai tuoi tempi come sei venuto alla scoperta del wrestling italiano? Allora, sono venuto alla scoperta del wrestling in Italia tramite un mio compagno di scuola che all'epoca aveva Sky, mi aveva passato delle videocassette tipo del Royal Rumble 2004 e da lì mi sono appassionato, ho cominciato a seguire. C'era qualcosina in TV in chiaro, però era molto, molto un materiale non curato, diciamo, perché non era neanche SmackDown, perché all'inizio c'era Velocity forse, okay, sulle TV in chiaro, poi è arrivato SmackDown, poi è arrivato il boom, però non era molto chiaro che cosa fosse, no? E da lì ho incominciato questa passione, ho cercato le palestre, ho cercato su internet, non avevo il computer, quindi cercavo a scuola, e era stato un po' complicato. Però sì, ho trovato qualcosa in Italia, ho incominciato con dagli Attitude Wrestling, e poi ho avuto un percorso un po' diverso da voi, che siete nati e cresciuti lì. Ok, ok. E del tuo debutto invece, magari prima del debutto, dei tuoi primi allenamenti, cosa ti ricordi? Ma dei primi allenamenti in realtà ricordo che non mi era proprio tanto piaciuto, perché non era conosciuto come è oggi. Nel senso che si erano capiti tutti i segreti che c'erano dietro, tutti i vari. Tutta la coreografia che c'è dietro, no? E quindi ero un po' deluso, perché speravo di arrivare lì, diventare Brock Lesnar e spaccar tutti in realtà. Poi dopo invece ho capito com'era il sistema, e una volta ho capito il sistema, è un sistema che va molto molto bene. Ok. E del tuo debutto invece, il primo match? Il mio primo match era stato un 4 contro 4 con, mi ricordo che c'era Conan il Barbaro e c'era Cobra e un altro che non mi ricordo, e poi vabbè c'erano degli altri Academy che poi dopo sono andati via sparendo. Okay. Cioè,
Luca Zella, Zero, Zodiac, mi pare. Comunque sia, gente che poi ha smesso quasi tutto. Ok, e come sono state, cioè, il tuo ricordo, cioè, sul tuo debutto, cioè, cosa ti viene in mente se adesso tu ripensassi in questo momento quando hai debuttato? Ma quando è debuttato era più. Sembrava un esame di scuola, onestamente. Cioè, non c'era quel. Sì, non c'era quella. Anche perché eravamo a Pavia, nella JKS, magari non c'è neanche mai stato. E era molto piccolo, era un angolino di una palestra, cioè veramente molto, molto piccolo. Non era un palazzetto, diciamo, come debutto, ma neanche di quelli degli accademi. Era molto, molto più ridotto come cosa. Quindi sembrava un esame di scuola, più che altro. Poi sì, c'era l'agitazione, ma non era quella voglia di voler fare, capito? Perché era molto più Ok. fare il poco e non fare stupidate, no? Ma non Perché tutti poi. ragionano così al debutto, Però all'epoca era molto. Cioè, c'era molto quella cosa qui di poche cose, non fare stupidate e non fare figuracce. Tutto qua. E C'era visto che hai parlato molto. dell'epoca, ti chiedo, come pensi che sia cambiato il wrestling da quegli anni ad adesso? In Italia, Beh, ovvio. è cambiato tantissimo, è cambiato veramente tanto, 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 è cambiato in tutte le sfaccettature, cioè dal livello fine show, ok, dove hai fatto un bellissimo show o brutto, quello che è, perché può essere bello o brutto, cioè indipendentemente da quello, ma non si limita solo a quello, si limita a tante, tante varie cose. Dalle telecamere, dal ring, dai vestiti, dalle musiche, dai computer, dalle luci, dalle barriere che possono sembrare una cosa in più, però hanno un certo effetto, un'infinità di cose, disposizione anche delle persone, anche di quello che c'è prima, cioè una volta non c'erano i social, una volta c'erano solo le locandine, cioè per dirti, può sembrare molto riduttivo e non c'era neanche l'utilizzo tanto dei mezzi di trasporti, ma in questo senso, quando chiami uno straniero dell'aereo, arriva, vai a cioè, mancavano tutte quelle cose qui. È cambiato in una maniera incredibile. E magari voi che siete più giovani non avete nemmeno percepito perché siete arrivati e comunque sia, c'era già un livello organizzativo molto, molto più avanzato. Quello ti do ragione, cioè, sì, sono migliorati comunque rispetto anche a quando ho cominciato io, tipo le registrazioni, il set intorno al ring per dirti, però non ci sono stati cambiamenti giganteschi. Mi immagino che da qua a magari 10 anni ci siano altri cambiamenti ancora di più che allora mi faranno capire com'era diverso quando ho cominciato. Vabbè, per dirti, una volta quando facevamo i video degli show, avevamo le videocamere, ma con dentro la cassettina. L'ultimo show che avevo fatto 3 score, c'era addirittura un drone quasi per fare le riprese. È cambiato tantissimo. Lascia, al di là della definizione delle riprese, che quello lo sappiamo quanto cambia, ma proprio l'organizzazione è veramente cambiata tantissimo. Cioè, sembrano dettagli che però, cioè, se vuoi stare al passo oggi, non puoi riprendere in cassettino. E parlando invece, visto che io mi paragono molto il wrestling italiano a ovviamente quello che va, diciamo, in Europa meglio, come quello inglese o come quello scozzese o come quello tedesco, per dirti. E cioè, cosa ci manca per arrivare a quel livello lì? Perché noi non siamo lottato, probabilmente sì, ci manca un qualcosa, ma non è quella la vera disparità, secondo il mio punto di vista. Anche Però secondo ci sono altre cose che non funzionano, e per te quali sono? Ma secondo me manca un progetto in realtà, oltre che alla questione di soldi, ma se guardiamo appunto a quello che dicevo prima degli step in avanti che abbiamo fatto, perché alla fine l'abbiamo fatto quasi a livello di hobby, ma di hobby in tutto, nel senso che chi era nel ramo dei DJ metteva le musiche, chi nei video, chi nelle riprese. Ma anche nelle preparazioni fisiche, cioè atletiche, erano tutte cose che mancavano.
però sono tutte cose sgranate che se non c'è dietro un progetto, o al di là della questione dei soldi, ripeto, un progetto è quello che ci manca di base. Cioè, perché se io guardo anche altre federazioni inglesi o straniere in cui ho lottato, non c'è questa differenza, è la stessa identica cosa, al di là dell'ottava, è uguale, manca un progetto che ci sia dietro, secondo me. E come, cioè, come faresti a portare questo progetto? Ma per portare questo progetto ci sono due modi: o hai fortuna di trovare qualcuno che sgancia il grano, che sgancia, okay, i soldi, oppure collaborando non solo come federazioni, perché cioè, il progetto deve essere e può anche essere di un'unica federazione, no? Però manca costruire delle figure che vanno a coprire quelle lacune che abbiamo riempito, perché le abbiamo riempite, come ti dicevo, nello sviluppo di uno show, che però abbia un progetto finale. La cosa che è capire quale progetto vogliamo portare, sia che sia ICV, che sia BWT, che sia MWF, qualsiasi federazione. Manca un progetto, secondo me. Progetto e persone qualificate per quel progetto. Perché sennò fai fatica. Devi continuare a rimpiazzare persone che si spostano da quel progetto perché hanno altri impegni, fanno famiglia, vanno a lottare in Giappone, vanno a lottare in Inghilterra, capito? Persone che magari vai a perdere e che mancano. Cioè, per assurdo, una cosa che non ho citato prima e che io voglio ricordare, tipo JJ per i costumi e Domiziana, mancavano quelle cose qui. Non c'erano i miei tempi, dovevi andare a ordinarli su internet in Messico, quello già preparato. 7 mesi dopo. Esatto, non potevi costruirlo perché era già preparato così. Mancavano tutte queste cose qua. Quello è vero, quella è stata una grande fortuna che noi adesso abbiamo, comunque riuscire a reperirli abbastanza semplicemente, diciamo, mentre prima era molto molto più difficile. Purtroppo in Italia non c'è la concezione di qualcosa al di fuori del calcio, diciamo, nel senso che se tu vai per dirti a cercare delle scarpe da wrestling in Italia non le trovi, se vai a cercare anche delle ginocchiere professionali in Italia non le trovi. Cioè, non abbiamo queste cose, ma neanche tuttora, è una cosa capibile. Ovviamente devi rivolgerti a queste persone per farti per avere le cose giuste per salire sul ring. Per fortuna adesso ci sono, ma una volta, se non le trovavi, diciamo, alla Decathlon, eri un po' spacciato. Esatto. Dovevi prendere quelle le migliori della pallavolo a livello professionistico e farti andare bene quelle. Sì, che poi magari non potevi personalizzare, non potevi avere colorate del tuo colore, della tua gimmick, dell'occasione. Era complicato. Adesso bene o male. Ma quando ne trovavi uno, poi ti tenevi quello per un tot di anni, perché così eri sicuro che ce n'avevi, mentre adesso, diciamo, è più una cosa, cioè la gente cambia più costumi, ne ha di più, continua a farne di nuovi. È una cosa positiva, c'è più una lavorazione anche però della individualità del personale. Cioè non sei più legato a su quello che hai o su quello che ti dicono. Vabbè. È molto cambiato dei miti, se ci penso. E usando anche la tua esperienza da trainer, diciamo, tu cosa consiglieresti a un ragazzo che magari ha la passione di diventare un wrestler, ma magari non sa bene cosa si trova e quindi rimane un po' titubante se iniziare o meno? Cioè, tu come consiglieresti a questo ragazzo? Vieni, prova, fallo. Beh, sicuramente la cosa che deve fare è provare, innanzitutto, vedere come ci si trova, affrontare tutte le paure, perché possono essere paure a livello atletico, paure a livello interpersonale, se sei timido, se sei una cosa quasi di autogestione, ma proprio individuale, no? Magari, cioè, lo sappiamo benissimo io e te, no? Eravamo magari più timidi, più introversi, e invece con la nascita di questo sport, ma anche nell'ambiente dell'allenamento, è tutta una cosa che ti cambia e, tra virgolette, ti cambia la prospettiva, secondo me, ma proprio di affacciarsi al mondo di tutti i giorni, no?
perché magari vedi gente, persone o persone timide che fanno fatica, vorrebbero esprimersi o non riescono a farsi capire, e tu che magari hai fatto un percorso di allenamento di, a livello anche di psicologia, no? Del livello dell'ottato, di cosa vuoi proporre al pubblico, di cosa vuoi proporre al promoter e di come devi interagire con le altre persone, ti cambia. E però se fai quel passo, ok, nella tua testa, cioè, riesci poi a usare questa esperienza, questa cosa in più nella vita di tutti i giorni, perché altrimenti rimani schiacciato nel tuo, magari bullizzato perché eri un po' quello timido, allora cioè, poi non esci. Cioè, anche non voglio dire nulla contro il calcio, per carità, però magari se non riesci a esprimerti perché hai vergogna, perché hai paura, come l'esame del mio primo match, no? Che hai paura di interfacciarti con altre persone, magari ti limiti per non sfigurare in negativo, in positivo, o in troppo, in poco, e magari non dai il meglio di te stesso, no? E invece questo ambiente è una cosa che proprio apre la tua mente e il modo di vedere, quindi ritengo che sia una grande esperienza da provare a fare, oltre alla questione delle paure, di cadere, di farsi male. Condivido in pieno, e ti ringrazio tanto per l'intervista, per il tempo che mi hai dedicato, e speriamo di vederci presto, e buona giornata, Marze. Anche a te, speriamo di vederci presto sul ring magari. Ciao ciao.